Allora ragazzi, innanzitutto da ieri, perché ho visto che è una cosa simpatica, bella e che piace, quindi ho cominciato da ieri, tutti i giorni ci sarà il TG bianco-nero. Farò un TG bianco-nero dove riporterò con un video neanche troppo lungo tutti, diciamo, tutte le parti più importanti. Ma davvero stiamo parlando di 4-5 minuti di video, non di più, eh? Non è che vi dico tutto quello che hanno detto nel video. Magari ci soffermiamo sul titolo, ne parliamo 20 secondi. Tutti i video di tutti i discepoli del leader supremo che si scagliano contro l'Inter, perché io gliel'ho detto anche, l'ho pure citato, immaginate se è quello. Questa è gente che se non avesse l'Inter scomparirebbe. Quindi dovrebbero sempre baciare i piedi a Optri, a Marotta. Invece di scagliarsi contro Marotta, dovrebbero baciargli i piedi. Quindi faremo questo TG bianco-nero, ve lo dico in anticipo, perché questo sarà il primo TG bianco-nero di sempre. Non esiste un altro TG. Ma casomai in futuro ne dovesse uscire un altro, ricordatevi sempre, guarda che il TG c'è già, lo fa Aldo. E no, perché è proprio bello, simpatico. Anzi, c'ho pure delle idee per trasformarlo in qualcosa di ancora più bello, però andiamoci piano, per ora lo facciamo come abbiamo fatto ieri. Allora, ragazzi, oggi avevo 4-5 argomenti. Vi sapete, a me piace un argomento alla volta. Quindi potevo portarvi il video di Mauro Suma e lo facciamo dopo, magari quello di Mauro Suma, perché davvero io fossi un milanista, mi farei una pera di varichina. Ragazzi, questo qua li affossa i milanisti. Cioè, invece di dare una spinta, no? Un qualcosa che possa alzare il livello del morale, questo li affossa. Sulè, hanno preso Sulè adesso. Ma perché secondo voi Sulè è meglio di Daniel Maldini? Oh, ma di cosa stai parlando, Mauro Suma? Ma tu a calcio, il calcio lo vedi o fai finta? Cioè, devi prendere lo stipendio perché devi far finta di essere il giornalista, oppure lo vedi, le partite le vedi. Ma lasciamo perdere, ne parliamo. Tanto ho registrato il video, diciamo le parti salienti. No, volevo parlare di questo ragazzo, no? Di questo ragazzo che c'ha questo canale. Ieri ho visto pure che il Romagnolo, io lo volevo fare stamattina, il Romagnolo ha fatto un video su questo ragazzo, ha fatto sentire una registrazione di questo ragazzo dove davvero, diciamo, va al di fuori, deve essere messo al di fuori, no? Da quella cricca. Ragazzi che ragionano e che danno la possibilità a chi li ascolta di poter ragionare con la propria testa, mentre Vessicchio e compagni questo non lo fanno. O la pensi come loro, o sei un tossico interista. Perché è così, la loro democrazia è quella. Se non la pensi come loro, sei un tossico. Allora, questo ragazzo è juventino, juventino. Un amico ieri pomeriggio, dopo pranzo, mi ha scritto un commento nel video e mi ha detto: vatti a vedere questo ragazzo e vedi cosa dice. E sono andato a vederlo. Sono andato a vederlo, mi sono visto due o tre video. Ma l'ultimo video che aveva fatto, ragazzi, mi ha lasciato senza parole, senza parole. Gli ho scritto un commento, mi sono iscritto al canale, mi sono iscritto al canale e mannaggia, mi ero sembrato il nome, adesso me lo sono dimenticato, però lo citerò il Romagnolo ha preferito non fare il nome, ma perché, scusate? Per me si può fare il nome perché, anzi, si distingue dalla massa, si distingue dalla massa e va premiato, va premiato. Questi sono i canali juventini che bisogna seguire. Se volete seguire il canale juventino buono, come Ale Bianconero e come il The Doctor, questi sono, capite? Questi sono. Lui si scaglia contro la cricca. Si scaglia contro la cricca e dice cose davvero. Ma gliel'ho scritto. Mi sono iscritto al canale e gli ho scritto: guarda, mi sono visto un paio di video tuoi, non ti conoscevo sinceramente. Mi hanno segnalato il tuo canale, sono venuto e sono rimasto davvero contento. Ti seguirò ogni giorno. E sentite voi, ragazzi, sentite voi se sto dicendo fesserie. Vanno in alcuni canali e vanno a fare la morale. E ripeto,
la dimostrazione di oggi, che poi qualcuno mi ha scritto, però l'Inter oggi, e che cosa abbiamo scoperto? L'acqua calda. Quella è una squadra, ripeto, pronta. È come quando tu sei, hai una macchina perfetta, ti danno le chiavi e vai. Regola numero uno: mai vergognarsi di dire che una squadra è forte, come l'abbiamo detto noi, come l'abbiamo detto noi tante volte. Io ho detto sempre che il Milan di 25 anni fa, 30 anni fa, sarà qualcosa che rimarrà alla storia, rimarrà alla storia. La Juventus, tante Juventus, sono state davvero tanta roba, tante Juventus. Certo, altre Juventus sono state un po' aiutate, quello lo dirò sempre, è logico, però ci sono state delle annate dove la Juve era davvero tanta roba. Mentre l'interista, no, lo dice apertamente, lo Juventino medio parlo, lo Juventino medio, lo Juventino della cricca, quelli non lo diranno mai, si inventeranno sempre qualcosa, o il rigorino, la Marotta League, o il VAR, ci sarà sempre qualche cosa, ragazzi, sempre qualche cosa. Questo, ragazzi, è uno onesto intellettualmente, si vede, no? L'Inter è una macchina perfetta che già si fa fatica ad aggiungere qualcosa in più. Capite? Lo dice tranquillamente. Poi i suoi iscritti, se apprezzano, io ho visto i commenti e lo apprezzano, e se apprezzano è bene, se no, ragazzi, quando non apprezzate la verità, andate su un vestito e lì sentite un sacco di puttanate. Anzi, ci hanno aggiunto dei cavalli. No. Cioè, nel senso, sta dicendo, già era una macchina perfetta, ci hanno aggiunto dei cavalli. Tu già una macchina che hai 500 cavalli, gli aggiungi altri 100 cavalli in più. Ed è una bestemmia dirlo. Ah, se uno dice questo, allora poi cosa che fanno? Se uno ammette questo, perché no, lui dice questa è la verità, se uno però ammette questo, succede un casino. Poi c'è qualcuno che prende a dire, vanno dal nostro caro amico, a un non cervello, perché tutto è praticamente poi da definire, no? Un non cervello, un non pensante, gli vanno a dire, ma sai che c'è qualcuno che ti critica, che osa dire quello, che prende le difese dell'Inter, cosa che proprio io non ho mai preso difese di nessuno. Però rispetto a voi, grandissime teste di cazzo, a 48 anni, mi posso permettere, dato che nella mia vita ho visto la Juve, da mio papà piccolino mi portava a vedere il Platini, poi sono andato a vedere, anche perché ho avuto la fortuna di quello, di vedere il Milan, di vedere il Milan di Van Basten, di vedere il Napoli di Maradona, di vedere l'Inter di Trapattoni, eccetera, eccetera, che se una squadra è forte, io dico che è forte, non è perché si chiama Inter, allora dico, no, è una merda, perché c'è un coglione che la mattina si sveglia, no, e deve andarsi a prendere il pane, deve guadagnare la paghetta, perché quello che fa è si fa 3 video al giorno da 30 minuti per sparare cagate. Anzi, a proposito, tra l'altro, dice che l'altro giorno doveva andare a fare una convention con la dove c'era la Schlein, e solo lì puoi andare perché siete la stessa specie. Lasciamo perdere la parte finale, perché non ci interessa la politica, sapete, su questo canale si parla di calcio o di ebeti, decidete voi. Però, ragazzi, capite l'intellettualità, sì, l'onestà intellettuale, capite? È facile essere uno onesto, è facile, basta dire la verità. Questo ragazzo dice la verità, io lo citerò nel titolo, gli farò, cioè per me, gliel'ho fatti ieri i complimenti, continuo a fargli oggi, è davvero un grande, lo seguirò, seguitelo anche voi, premiatele queste cose, ragazzi, premiatele, perché io vi dico sempre, non vi andate a guardare i video di quei portatori di odio, questi sono i ragazzi che bisogna premiare. Guarda, mi sfugge il nome, ma lo metterò nel titolo, premiate il ragazzo, non andate a guardare quei video là, perché a parte che vi farò il TG bianco nero, però detto questo, non date visualizzazioni a quelli, fatevi fare tutto tra i juventini, ci siamo noi che ve li raccontiamo. Ciao.